Teen Angels, tra poco su Boing. È orribile quello che è successo al giudice. Era una delle persone più buone e oneste di questa città. Che tragedia. È solo colpa tua se è morto. E quel tuo impiegatuccio da quattro soldi sta per fare la stessa identica fine. Mi hai capito bene? Lei è completamente pazzo. Ah, mia piccola Siero. Ti conviene cambiare atteggiamento. O ti prometto che sarai tu la prossima vittima delle mie malefatte. La gente è così cattiva, Alex. Perché Dio fa accadere certe cose? Non lo so, Cielo. Forse lo fa solo per metterci alla prova. Non posso perderlo. È mio figlio. È mio figlio. Giuro che è mio figlio. Staremo ancora bene. Sì, insomma, tu ed io. Perché? Parli di Bartolomeo? Del fatto che ha scoperto tutto? Sì, spero di sì. Non credo che farà nulla per separarci. Parlo di te, Jasmine. Sei così strana a volte. Sei sempre così ambigua. Oggi sei in un modo, domani in un altro. Che cos'è che vuoi? Ma non lo so. Oggi voglio stare con te. E domani, e dopodomani, e sempre. Ehi, Ronito! Forza, dove lo portate? Svelto, metti in moto! Troppo tardi, è partito! Vieni, Aleli! Ehi! Ma venite qui! Subito! Bartolomeo vi ha mandato ancora a lavorare. Meglio lavorare che fare la fine di Monito. Se n'è andato, lo ha mandato via. Come? Ho detto a Rama quello che provo per lui. Sì, gli ho parlato e gli ho detto tutto quanto, non ne potevo più. E che ti ha detto? Ma niente, che sta con Brenda e che sta bene. Lei è la compagna ideale, lo ama, cose che già sapevo. E come stai? Devo accettarlo e basta. No, adesso proprio non posso. Sì, facciamo più tardi, ma dai. Brenda. Ok, ci sentiamo dopo e ne parliamo meglio. Ciao. Principessa! Ciao, ecco! Bellissima! Come stai? Come stai? Bene. Allora, andiamo, ci stanno certo, aspettando. Senti una cosa. Non posso crederci. Che ipocrita, ma l'hai vista? Questa è la palla. Lei è un vigliacco, me lo dica, dov'è Monito?
Scusa, e da quando sono tenuto a informarti di quello che faccio? Non può trattare così dei bambini, è assurdo! Ti ricordo che sono io ad avergli dato un tetto. Sono io che gli do da mangiare, io che gli do da vestire e sono io che decido che cosa fare con loro, chiaro? Carogna! No, calmati. Riprova a toccarmi ancora. E la prossima sarà Alelì. Sarebbe un peccato perdere un altro dei tuoi angioletti. Devo chiedervi un grande favore. Forse lo sapete, domani è la festa di Cristobal. E mi piacerebbe che festeggiassimo tutti quanti insieme. Qualcosa non va, Nico? Stai bene? No, non sto bene. Non sto bene affatto. Questo forse è l'ultimo compleanno che passo con mio figlio. L'ultimo. E dovrà essere il più bello della sua vita. Grazie. Auguri, Cristobal! Buon compleanno, campione mio! Auguri! Ecco, il regalo, eccolo qui. Guarda che cosa abbiamo qui. È fantastico. Quando l'ho visto non riuscivo a crederci. Va messo dentro l'acqua e prende una forma stranissima. Senti. Stupendo. Ti adoro. Sei la cosa più bella di tutta la mia vita. Oggi è il tuo compleanno, è un giorno speciale. Ci sono le persone che ti vogliono bene, i regali. C'è un'altra cosa. Su, diteglielo. Il mago! Sarà il mago e ora scarta i regali, io giuro che ti strito. Comincio io. Guarda, vediamo cosa c'è. Una mummia parlante. Ti piace? Tanti auguri, piccolo mio. Lo so, è un po' vecchiotta, ma... insomma, servirà a ricordarti quanto ti amiamo tutti quanti. Ora e sempre. Ti dico che sta facendo il doppio gioco. Basta, stai dando i numeri. Non posso stare qui senza far niente. Ammettilo, Mar. Cosa? Tu sei gelosa di Brenda, è questo il vero problema, ammettilo. Bella scoperta, te l'ho detto io. Allora smetti di frignare e fai quello che devi. Come fai quello che devi? Come fai quello che devi? Lascia le cose come stanno. Sì, va bene, adesso ascoltami. Ho tentato di starne fuori, ma adesso basta. Rama deve lasciarla e deve farlo immediatamente. Mar, aspetta. Il regalo di Cristobal. Rama sta facendo il doppio gioco. E con Mar. Ecco i clown. Sì. Avanti. No, tutto liscio come l'olio. Siamo passati dal giudice Artece per controllare la situazione. C'era ancora qualche prova sparsa qua e là che avevi in giro da sistemare. E lasciamo stare, diciamo che ho fatto sparire tutte le prove. Tranne un video in cui ci sei tu che dici chiaramente, senza giri di parole, che Lucia e Cielo sono sorelle e sono le eredi di casa Inciausti. E? Quindi direi che è il caso di ridefinire il prezzo della nostra società. Ah, Alex. Che c'è? Da quanto tempo è che sei lì dietro? Tesoro. Buon compleanno. Non lo voglio. Cristobal. È tua madre, non può rifiutare il regalo. Se vuole darmi il regalo, deve fermare la causa contro papà. Tesoro, amore mio. Ascoltami. I figli sono così drastici a volte. Ti hai sentito, Alex? Non so di che cosa parlate, io non ho sentito niente. Sì, dell'eredità. Capisco che dite, devo andare adesso, mi aspettano. E i disturbi della memoria, quei problemi che hai tu sono ereditari, mi pare. So che stai andando in un centro molto serio, sì. Vero? Te lo chiedo perché stavamo parlando di Siero, che potrebbe avere un problema ereditario proprio come il tuo. Questo non lo so, ma il centro dove vado io è buono, ci aiutano, ci danno consigli. Sì, ecco. Cosa fai per ricordare? Per esempio io nel mio caso annoto tutto quanto. Appena sento o vedo qualcosa me lo scrivo subito e così non lo dimentico. Se voi ora mi dite cosa volete sapere, io lo scrivo sulla gente.
vicenda e non lo dimentico più. Va bene. Basta. Lasciamolo. È a posto. Fatta? Vai. Me ne vado? Sì, sì, vai, vai. E continua ad andare al centro di recupero. Ti fa bene. Stai facendo molti progressi. Sì. Ma tu sei sicuro che non ricordi niente? Sicuro, no. Meglio stare attenti. I prossimi compleanni andranno meglio, vedrai. Marco. Che c'è? Ha rifiutato il regalo che gli avevo fatto. Sì, me l'hai già detto. Vorrei rivedere la dichiarazione finale. Non ti importa sapere cosa prova tuo figlio? Quello che mi interessa adesso è distruggere Bauer. E Cristobal? Cristobal è un ragazzino, non sa cosa è giusto per lui. E questo tuo atteggiamento peggiora le cose. Resisti, vedrai che vinceremo e Nicholas soffrirà. Mi vuoi dire perché odi così tanto Nicholas? Perché ha quello che io non ho mai avuto. E che cos'è? Il suo cognome. Eh? Io sono un Bauer. E non sto scherzando. È tutto vero. Io e Nicholas siamo fratellastri. Capisci adesso? Oh no! Mia madre, Juana Ibarlusia, era l'amante del vecchio Bauer. E Berta restò incinta nello stesso periodo di mia madre. Mio padre non mi ha mai riconosciuto, non mi ha dato il suo cognome. Loro lo sanno? No. E tu non dovrai mai dire niente a nessuno. Se lo farai, puoi dire addio a Cristo. Anche io? No! Sì, sì, sì! Su, avanti, che devi dirmi? Ho un'idea. Un'idea geniale. Ho un affare da proporle. Un casinò sulle spiagge dell'Uruguay. Soldi a palate e lavoro facile. Interessante. Però tornare a rubare si era detto di smettere, no? È vero, ha ragione. Ma sono un mucchio di soldi. L'occasione giusta per rimetterci a lavorare di nuovo insieme. Realizzare un buon affare e guadagnarci. E poi... E poi che? Ecco, per questo lavoro ci vogliono due persone. Io e almeno un'altra ragazza. Jasmine farebbe al caso nostro, le ho già parlato. Lei è d'accordo. E quindi? Il problema è che è in Uruguay. Mm. Ci vogliono dei permessi per uscire dal paese, mi pare. E quelli dovrebbe firmarli lei. Ciao. Ehi. Ciao. Scusate, ma non credo di conoscere questa meraviglia. Infatti, è un'amica... di Rama. Non proprio, sono la fidanzata. Ciao, con permesso. No, no, scusa un attimo, mi sono perso qualcosa. Vuoi dire che Rama esce con quello schianto? Sì, con lei e anche con un'altra. Quindi? E in tutto questo ti ha pure soffiato la ragazza. Ma è un mito, ti giuro, non l'avrei mai detto. Secondo te devo dirglielo? Ma cosa? Che esce con tutte e due, con lo schianto e con Mar? Ma no, certo che no. Ah. È che pensavo che forse... Perché non provi a pensare a qualcun'altra? A Tefi, per esempio, eh? Andiamo, dai. Rama con Mar. Oh. Che faccio? Glielo dico o non glielo dico? Ah, ma sì, glielo dico. Però non dovrei, non mi riguarda.
Invece sì, mi riguarda, ora glielo dico. Scusa, tutto bene? Tranquilla. Io sì, ma tu che cos'hai? Che succede? Ma niente, niente. Dai, Mar, dimmi che c'è. Senti, io non dovrei dirtelo, ma non ce la faccio più a stare zitta. Se riguarda i tuoi sentimenti, ne abbiamo parlato. Sì, ti voglio bene, già lo sai. C'è un'altra cosa che non sai e devo dirtela. Ed è che Brenda non ti vuole bene. Ma dai, e tu come fai a saperlo? Sì, beh, ecco, diciamo che sono capitata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non capisco, che vuoi dire? Che esce con un altro ragazzo. Che cosa? Sì, lo sanno tutti, io, Jasmine, Tiago, l'ho vista io mano nella mano con un tipo. Fiori, sorrisi, baci, abbracci. Te lo giuro. Non ci credo, non è possibile. Come hai potuto farmi questo? Dov'è che devo andare? Ah, già. Ehi, ti conosco? Pronto? Vorrei parlare con la signorina Cielo. Sono io, chi parla? Chiamo dall'ospedale, hanno portato un uomo. Aveva il suo numero di telefono nel portafogli. Alex, che ha fatto? Che c'è, Tacio? Che succede? È fatta, ce ne andiamo. Che cosa? Bartolomeo domani firmerà quei permessi. Hai capito? Se l'è bevuta. No, no, è una follia, non possiamo. Sì, invece, vedrai che funzionerà, fidati di me. Bartolomeo firmerà quei permessi e noi ci sposeremo. Che mi dici? Vuoi diventare mia moglie? Ammettilo, Tiago, sei stato tu a raccontare tutto. Non ho parlato con Brenda, come te lo devo dire? E allora spiegami come faceva a sapere tutto, spiegami. Non lo so, avrà sentito parlare qualcuno. Non lo so. Credimi, che ha fatto Rama? Le è corso subito dietro. Ehi. Allora? Niente, non mi ha fatto nemmeno parlare. Ma che le prende? Te lo dico io se vuoi, quella ha la coda di paglia. Piantala di dire cretinate. Non c'è bisogno di urlare così. E tu piantala di farti usare. Farti usare da chi? Ma che dici? Va bene fare il doppio gioco, ma non puoi prendertela con Mar perché Brenda ti ha scoperto. Cosa? Di quale doppio gioco parli? Del tuo, con Mar e con Brenda. Ma che cavolo dici? È Brenda che fa il doppio gioco, non Rama. Allora ho capito male. Ma certo che hai capito male. E lo stesso vale per te, sai? Perché dici che Brenda fa il doppio gioco? Ma come perché? Perché l'ho vista appiccicata a quel tipo, o Maxi? Maxi? Maxi è il cugino. Sono come due fratelli. Hai rovinato tutto. Oh no. Che cosa ti è successo? Non lo so, mi scoppia la testa, mi fa un male cane. Me lo credo, guarda qui come ti hanno ridotto. Ma chi è stato? Un medico. Qual è? Non mi ricordo. Somiglia a me. Ma dov'è? Lo sai? Non riesco a capire qual è il pulsante. Ecco, ecco, perfetto. Ci mancava solamente che questo. Che hai fatto? Ho spento la luce. Aspetta, apro la tenda. Ecco. Così va meglio. Scusami. Con i bottoni non sono mai stata brava, sai? Quando ti ho visto così, a momenti svenivo. Non devi allontanarti mai più senza di me, promettimelo. Ti prego. Se dipendesse da me, resterei con te tutta la vita. Alex, sto dicendo davvero. Anche io. Dammi soltanto una possibilità. Va bene, io una possibilità te la do. E... Ah, sì? Davvero? Sì. Davvero. Cielo, siamo pronti. Per cosa? Come per cosa? Per ballare. Ma che cos'hai? Niente, perché? Stai bene? Perché me lo chiedi? Che succede? A me? E va bene, te lo dico. Sì. Succede che sto con Alex. Sei felice? Sì. È meraviglioso, che bello. Piano, andiamo a ballare, dai. Sì. Pronti, ragazzi? Sì. Bene, allora cominciamo. Sì.
Scusate. Che succede? Qualcosa non va? No, è per la sentenza. Nico ti sta aspettando. Certo, ci sta aspettando tutti. Sì, sono sicura che sarà felice di avervi vicino in questo momento. Permesso. Scusami, era malvagia? In carne e ossa. La chiamiamo tutti così, ma in fondo al cuore è buona, lo so. Cosa fai a terra come Cenerentola? Giustina mi ha detto di pulire di nuovo. Te l'ho già detto, no? Questi lavori vanno fatti di notte. Io la notte di solito dormo. Tu fai quello che dico io, è chiaro? Qui c'è il rischio di rompersi una gamba. Avanti, alzati e sparisci. Ehi, vieni. Prima o poi giuro che prendo questo secchio di uno scaramento addosso. Lascia secchio, dobbiamo andare in tribunale da Nicola, se c'è la sentenza. Sì, sì. Ma che hai fatto? Ti aiuto ad asciugare e andiamo. No, 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 fermo. Ho deciso, eh sì. Sposiamoci. Stai bene? Va meglio ora. Bevi un sorso d'acqua, su. Così. Bravo. Ma tu non abitavi all'orfanotrofio? E che ci facevi nella mia auto? Ho sentito che andava a Capital e mi sono nascosto. Scusi, la prego, non si arrabbi. No, che non mi arrabbio, non preoccuparti. Va tutto bene, ma quello che hai fatto è molto pericoloso. Perché vuoi andare a Capital? Perché io lì ho tanti amici. Lei sta cercando un figlio, vero? Perché non mi adatta? No, non sto cercando un figlio. Sto cercando mio marito. E come si chiama? Io conosco tanta di quella gente. Ah, si chiama Alessandro. Ah, lui no. No? No. Non preoccuparti, vedrai che lo ritroverò. Dov'è l'orfanotrofio dove vivevi? Buongiorno. 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 Ho qui la sentenza. Vado a leggere. In virtù dei poteri conferitimi dalla legge, ho così deciso. E concedo la piena custodia alla signora Carla Kosowski e al signor Marco Sibarlusia. A entrambi i genitori spetterà la responsabilità del mantenimento e dell'educazione del bambino. Il caso è chiuso. Ellie. Taccio! Munito! Ma dov'eri? Vieni, nascondiamoci! Sì, ma come hai fatto ad arrivare qui? Voleva scappare e si è nascosto nella mia auto. Io l'ho portato fin qui senza saperlo. L'ho scoperto, abbiamo parlato un po' e mi ha chiesto di portarlo da te. Sei un incosciente, dobbiamo andarcene di qui. Se ti vedono, lo sai, no? Ma perché? Che cosa succede, scusate? Niente! E dove vado? Ho un piano, ma ho bisogno almeno di un paio di giorni. Maria, vero? Sì, Maria. Lei è stata così buona ad aiutare Monito. Potrebbe tenerlo ancora un po'. Lo guardi? Sì, certo, mi piacerebbe tanto, ma in questo momento non posso proprio. Va bene, grazie lo stesso per averlo aiutato. Andiamo da Alex. Ma certo. E chi è questo Alex? Un ragazzo con problemi di memoria, un nostro caro amico. Vive lì. Ah, bene, posso stare tranquilla, è tutto a posto, mi sembra. Sì, sì. Monito, grazie. Ciao, grazie e buona fortuna. Vedrà che troverà suo marito. Andiamo? Sì. Adesso sei arrabbiato, pensi che sia tutto finito, ma non è così. Vedrai che col tempo... Fermati un attimo. Ma insomma, che vuoi? Voglio te. Sì, ti voglio molto bene e non sopporto vederti stare così. È che io... vorrei tanto stare al posto di Brenda. Per poter sistemare tutto questo. E allora non immischiarti, va bene? Sì, non lo farò mai più, ecco, te lo brava, prometto. Grazie mille. Vado da Brenda. No! Senti, Rama non ha fatto niente di male. Lui... Perché non vai a disturbare qualcun altro, eh? Ciao! Non sono qui per te, chiaro. Ma se fossi al tuo posto, Rama, non me lo farei scappare perché è un ragazzo meraviglioso, dolce. Lo sai che c'è di nuovo? Che per quanto mi riguarda, Rama, te lo puoi riprendere. Te lo regalo. È tuo. Ma lui vuole stare con te, Brenda. Ti sta aspettando. Che gli dico? Di non aspettarmi?
Con me ha chiuso e basta. I Teen Angels tornano dopo la pubblicità. Ancora emozioni a tempo di musica con i Teen Angels. Era il no di una arrabbiata, non il no di una a cui non frega più niente di te, no. Forse è meglio. Forse Brenda non è giusta per te e magari, non so, il tuo destino ti riserva altro. E questo altro saresti tu? No, no, no. Forse è una prova dalla quale uscirete più uniti. No, la conosco bene. Mi ammazzerei, guarda. Stai dicendo sul serio? Si ammazza. Ha detto così, però scusami tanto, a te non interessa più, giusto? Se è così vado di là e basta, gli dico che è finito. No, 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 non è che non lo amo più, cioè io lo amo, però... I però servono a poco se vuoi che si dimentichi di te. Se non mi perdona impazzisco. Dagli un'altra occasione. La cosa non mi va a genio, ma... Allora? Sì? Ha detto sì? Grazie, ma... Amore mio, ci sei? Entro, permesso? Ehi! Monito! Visto che bella sorpresa? Sono scappato, cielo! Tesoro, amore mio, sei qui. Stai bene? Sì? Hai dormito, mangiato? Sì, però fammi respirare. Ah, già, sì. Si era nascosto nella macchina di una signora. È stata lei a cercarmi e a portarlo da me. E ora che facciamo? Dacio ha un piano. Io te lo dico, ma non devi spaventarti. Io e Jasmine ci sposiamo. Che? Ma che cosa? No, fammi parlare sì, un attimo. Sì, è una grande idea. Ci sposiamo e adottiamo Monito. E staremo sempre insieme. Che ne pensi? No, non mi convince per niente. È una pazzia. Troppo rischioso. No, no. Calmati, cielo. È solo una possibilità. Va bene? Mar, che ci fai qui? Che c'è? Brenda ci ha ripensato? No, sono venuta per parlarti di me. Adesso? Va bene, dai, hai combinato un casino, ma l'hai anche sistemato, è tutto a posto. Non è niente a posto, io sto troppo male. Perché? Perché non voglio perderti. Voglio stare con te, Rama. Io ti amo. Ah, ma bene, grande, grande. Brenda! Rama! Alessandro! No, il sole ti conota. Hai perso. Tu hai perso. No, tu. Tu. Tale padre. Sale figlio. Tale figlio. Non è sale, è tale. Tale figlio. Esatto. Che hanno deciso? La verità. Allora. Carla è tua madre. E Marcos, tuo padre. Sono i tuoi genitori biologici. Il giudice vuole che tu stia con Carla. E Marcos ti verrà a trovare. E con me avrai lo stesso rapporto che hai avuto finora. Ma io voglio continuare a vivere con te. Starai bene con tua madre, ne sono sicuro. È giusto così, sai. Devi stare anche un po' con lei, che... di sicuro cucina meglio di me. E andrà tutto bene. Credimi che sarà così. Promettimi che non sarai triste. Promettimelo. Ti amo. Anch'io. Al di là delle nuvole. Il cielo è azzurro. Oggi più che mai. Brenda! Rama! Brenda! Rama, aspetta! Lasciami stare!
No, basta, 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 basta! Basta. Brenda, aspetta! Non voglio parlarti, hai capito? No, Rama non mi stava baciando. Ah, no? Allora che facevate? Te lo dico io. Non puoi negarlo, vi ho visto, vi baciavate! No, io l'ho baciato. È te che lui ama, Brenda. Non gliene importa niente di me. È così. Scusa. Non lo so che cosa mi ha preso. Ho visto com'è con te e ho capito di amarlo e di non poterlo avere. Io lo volevo. Volevo averlo solo per me. Però ho sbagliato. Ho sbagliato tutto quanto. È te che vuoi. Ti ama con tutto il cuore. È colpa mia se avete litigato. Sono io la causa dei vostri problemi. Lui non c'entra niente, te lo giuro. Vai, ti sta aspettando. Brenda. Perdona. Io non... Non c'è nulla da perdonare. Anche io ti amo. Sparisce e ti innamori di Cielo. E io? E la nostra vita? Non soffri di amnesia. È una bugia. Te ne sei andato per lei. Voglio la verità. Non è una bugia. Non lo so neanche io che cosa mi è successo. Non lo so. Ti guardo e mi passano delle immagini per la testa. Non so che cosa significano. Ma sento che c'è sicuramente stato qualcosa di molto importante tra di noi. È vero, è così. Alessandro, io ti amo. E tu ami me, ci siamo sempre amati tanto. Facevamo progetti di vita insieme, abbiamo una casa. Stavamo tentando di adottare un bambino da 5 anni. Non è che non ti credo, è solo che non mi ricordo. Alessandro, guardami negli occhi. Che cosa senti? E che vuoi fare? Non lo so, non lo so io. Io non voglio far soffrire nessuno. Mi stanno curando, sto facendo di tutto per ricordare. Frequento un centro e... I medici dicono che forse col tempo recupererò la memoria. O no, io potrei non ricordare più niente. E noi allora? Noi andremo avanti. Io devo farlo senza guardare al passato. Vuoi vivere senza di me? Alessandro, io non posso vivere senza di te. Scusa.
bene. Bravi ragazzi, la prova era perfetta. Qualcuno di voi era un po' distratto. Ricordate di guardarvi sempre negli occhi. Sì. Ma la coreografia era ok, bravissimi. Grazie. Ah, non so voi, ma io ho molta sete. Andiamo a berci qualcosa. E visto che è di strada, andrò a prendere Alex. Va bene? Andiamo. Andiamo. Ragazze, volete? Brava. No, ce l'abbiamo. Visto? Roba da matti, ora sono anche amiche. Dammela, va. Sì, già te l'avevo detto. Andiamo. Ti amo, lo sai. Sì, anch'io. Sono felice che abbiamo fatto pace, ma ora sarà meglio andare. Se ti vede tuo padre. Sì, andiamo, vieni. Non lo so. Ma di che hai paura? Dobbiamo solo pensare a fare la nostra parte. Andrà tutto bene. Non so, Tacio. Questa cosa del matrimonio è troppo pericolosa. Invece andrà tutto benissimo. Domani firmerai quel registro e diventerai la signora Morales. Si sposano. Non ti prego, voglio, amore. Tesoro, non voglio, andate, tesoro, basta. Prego, adesso, voglio, adesso calmati. Voglio stare calmati qui. E ascoltami. Io ci sarò sempre. Sono tuo padre. Io sono nel tuo cuore e tu sei nel mio. Voglio che tu stia con tua madre. Ti prego. Vieni. Tesoro, che ci fai qui? Non riuscivo a dormire, mi mancavi. Certo, è normale, sai, vedrai che andrà meglio. Stanotte resti qui con me. Non voglio dormire. Puoi dormire tranquillo invece. Sto qui con te. Amore. Mi dici la verità? Sì. È tutto assurdo, lo so. Però sì, sono sposato già da 5 anni. E volevamo avere un figlio. Io sono un architetto, cielo. Ero venuto a Buenos Aires per fare un'intervista, che per via dello shock poi non ho più fatto. Quello che è successo dopo già lo sappiamo. Cielo, io la amo. Amo Maria. È chiaro. Però io amo anche te. Non è una bugia, ti amo da impazzire. Direi che ho un bel problema. Non so che fare. Ascoltami. La corda si spezza sempre dal lato più fino. E quel lato sono io. Fammi andare. Dai. Aspetta. Devo dirti ancora qualcos'altro. Ora che ho recuperato la memoria, ho ricordato una cosa. È una cosa che riguarda te, cielo. L'ha detta Bartolomeo. L'ho sentito con le mie orecchie. Tu e Luz siete sorelle. Cosa? Bene, dormi. Ti giuro, non so come ha fatto. Non riesco a spiegarmelo. La casa ha l'allarme, le inferriate. Non capisco, scusami. Ti chiedo scusa. Carla. Grazie per averlo riportato qui da me. Carla, non devi ringraziarmi. Ho fatto soltanto il mio dovere. Ma lui era abituato a me e continuerà a scappare, con o senza allarmi. Cerca di tenerlo sott'occhio e... Sì. Se serve chiamo, ok? Sì, sì. Bene. Nico, io... Non fare così, non davanti a lui, no.
Ti supplico, ascoltami solo un momento. No, basta, basta. Non sarà facile, lo sai. Ho paura. È giusto che lui stia qui con te. Sei la madre. E anche con Marcos. È giusto, è il padre. Imparate a conoscerlo. Sì. È vostro figlio. Dovete amarlo e insegnargli ad amarvi. Non avete agito nel modo migliore, avete sbagliato. A volte si sbaglia nella vita. Ma risolveremo tutto. Va a dormire. Grazie. Allora è qui che... Shh. Stia zitta, sta dormendo. Ridammi subito mia figlia. Ma come osi? Ora noi due parliamo. Di mia figlia? Sua figlia. Ma tu chi ti credi di essere? Non lo so, me lo dica lei. Ma di che parli? Sei impazzita. La smetta, so tutto. Luce è mia sorella. Perché non vai a piangere dalla suora a cui hai donato l'eredità? Non sto piangendo. Io ho messo le gocce agli occhi perché mi bruciavano, ma credo di aver preso la fialetta sbagliata. Fammi passare. Non lo vedi che sto male? Guarda. E io? Io sono in bancarotta per colpa tua. Lo sai, mi hai rovinato. Vorrei sbatterti all'inferno e buttare via. E perché? La colpa è solo tua. E grazie a te che sono diventata un mostro. Magari fossi un mostro. Non hai saputo fare nemmeno quello. Non sai fare niente di niente. Sei soltanto un incapace. Lasciare a Nick tutti quei soldi. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Scordati, quella maledetta eredità è finita. E anche il mio matrimonio con Nicholas. Io non ce la faccio più. Non posso continuare a mentirgli. Allora digli tutto. Fallo, coraggio. Di la verità, Nico. Non hai fatto niente, perché dovrebbe lasciarti? Per te niente quello che ho fatto. L'ho tradito con Marcos, ti pare poco? Cosa? Ecco, questi sono i permessi. Ecco. Ecco. Bene, mi sembra tutto perfettamente in ordine. Possiamo cominciare. Ma guarda chi c'è qui. Manito! Ma che bella sorpresa. Volevate ingannarmi. Detesto usare le maniere forti, ma è l'unico modo per farvi capire e rendervi migliori. Ha ragione lei, signore. Maniere forti. È l'unico sistema con questi ingrati. Questo vale anche per te, sai? Far scappare due ragazzini. Una distrazione, signore. E quello? Un'altra distrazione? Che briconcello. È scappato dall'orfanotrofio. Fra un po' mi occuperò anche di lui. Veniamo a voi. Volevate sposarvi? Scappare? È così, vero? Non so come né quando, ma prima o poi ce ne andremo tutti da qui. Il salvatore della patria. Un rivoluzionario. Un martire votato al sacrificio. Incosciente. Portalo in isolamento. Sì, signore. Devo parlarle. Ah, sì? Ma va, io invece no. Non ho proprio niente da dirti. Fatelo entrare in quella zucca vuota come una campana. Non ho niente da dirti. Vi lascio solo. No, resti. E apra le orecchie, perché sto per fare una cosa. Che vi piaccia oppure no. Voglio che non ci sia più alcun dubbio. Su che cosa? Su Luce voglio il test del DNA. Un test del DNA? Sì. Per scoprire se siamo sorelle. Ti ho battuto? Sì, solo perché sono stato galante. Cosa? Ma che stai dicendo? Sei matto? Se avessi picchiato forte, avremmo dovuto dire addio al tuo bel nasino. Sei un paguro. Proprio per niente. No, ma se non sai neanche che significa. Ah, no? No. Un paguro è uno imbranato, un tipo moscio. Ah, ma allora lo sai davvero. Grande! Ma che hai? Ti dà fastidio, Mazzi? Ma no, è che abbiamo lezione di ballo. Cosa? Vedi, anche Tiago è qui per la lezione di ballo, sì. No? Sì. E lui chi è? Un nuovo arrivo, per caso? No, è Maxi, mio cugino, ed è un ballerino fantastico, migliore di te. Ah!
Vanessa! È pazza, completamente fuori di testa! Dite quello che vi pare, non mi importa! Farò quello che ho deciso, che vi piaccia o no. Tu stai delirando! Sì, deliro! Pensi ciò che vuole, non mi importa! Farò quel test e basta! Monito, sta male! Cos'è stato? Niente! Perché? Aprite! Aprite! Ma questa è la voce di Tacio! Ma di che parli? Tu sei malata, sei pazza, ti sta dando di volta al cervello! Cielo, cielo! Sono chiusi lì, ce li hanno messi loro due! Che stai dicendo anche tu? Vieni! Ma dove va? Torna qui! Aprite! Apra! Apra subito questa porta! Cielo, Monito si è fatto male! Apra! E vorresti questo, eh? Mi dia la chiave! Questa me la paghi, questa me la paghi! Lo vedremo! Monito sta male, vigliacco! Tornate dentro! Come ha potuto fare una cosa del genere? Sono Bartolomeo Bedoya Agüero, signore e padrone di tutti voi! Avete capito o no? No, non più! Questa storia sta per finire, lei la fa gran cara! Andiamo! Bella! Vai, così! Caramelo kilo, caramelo, caramelo, caramelo kilo, oye. Giro. Caramelo kilo. Yo traigo los caramelos, sabroso pa tu boquita. Yo traigo los caramelos, sabroso pa tu boquita. Si tú los pruebas, chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, caramelo, caramelo kilo, oye. Ma che cosa stai facendo? Ma niente, sto ballando, no? Sei geloso di Mar. Alex! Ehi! Scusatemi, non volevo disturbarvi, ma sono venuta a dirvi... Che cosa? Una cosa. E cioè? Dici, Alex mi ha detto che prima di avere quel brutto incidente stavate cercando di avere un figlio. Sì. E che tu non potevi averne. Sì, ma che c'entra questo? Beh, potresti adottare Monito. Tu gli vuoi bene, lo conosci, lo hai riportato da noi dopo che è scappato. Sì, non capisco. Che vuoi dire? Ecco, Monito ha bisogno di una famiglia. E voi desiderate tanto un figlio. Potreste adottarlo, no? Te ne vai. Stai facendo le valigie per andartene. A te che sembra? Dopo quello che hai fatto dovrei anche restare. Amore mio, ti prego perdonami, io ti amo da morire, lo so, ho sbagliato, ho commesso un grave errore, ma l'ho fatto soltanto perché... Lascia stare. Non importa, non voglio i dettagli. No. Una cosa sola voglio sapere. Quando è stato? Che cosa? Che cosa? Non te lo ricordi? Ma quando è stato? Importa? Che importa? Sì, che importa! Quando sei stata non con Marcos? Non lo so. Due mesi fa, più o meno, credo. Due mesi? Non ne sono sicura. Tu sei incinta di due mesi? Sì, infatti il periodo coincide con... È suo. Cosa? È suo. Ma che dici? Voglio sapere se il figlio che aspetti è suo! È di Marcos! Nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae.
l'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.